Cari amiche, questo è il modello semplicissimo che voglio mostrarvi in questo tutorial. È lavorato tutto a maglie legaccio, quindi tutti i ferri al dritto, eccetto una parte iniziale composta da 3 maglie che verrà lavorata sul dritto al dritto, sul ferro rovescio a rovescio. Questo scialle, una volta terminata la lavorazione, avrà come decorazione questi riccioli che non sono aggiunti a parte, ma escono fuori proprio dalla lavorazione stessa. Poi vi mostrerò alla fine come fare per avere questa frangetta. Per il campione del nostro scialle triangolare a legaccio utilizzo un ferro da 5 mm ed un filato in lana adatto a questo ferro. Iniziamo montando 8 maglie. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Il primo ferro, che è il davanti del lavoro, viene lavorato in questo modo. Facciamo 3 diritti. Inseriamo il nostro marcapunti. Ora facciamo un aumento, ossia la stessa maglia lavorata in due tempi con un diritto. Passiamo il ferro dietro senza far scivolare la maglia dal ferro di sinistra e lavoriamo un altro dritto, ma stavolta ritorto. Quindi abbiamo un aumento. Di nuovo un aumento. Primo dritto, dritto ritorto sulla stessa maglietta, quindi abbiamo 2 maglie. Posizioniamo il secondo marcapunti e lavoriamo 3 maglie a dritto. Voltiamo, passiamo al secondo ferro, rovescio del lavoro, lavoriamo 3 rovesci. Passiamo il marcapunti, torniamo a lavorare al diritto le maglie. Al centro dei 2 marcapunti, quindi in questo caso abbiamo 4 maglie da lavorare al dritto. Passiamo di nuovo il marcapunti e lavoriamo al rovescio le ultime 3 maglie. Terzo giro davanti del lavoro. 3 diritti.
Passiamo il marcapunti. Lavoriamo 2 maglie con aumento e le altre 2 maglie lo stesso con aumento. Questi perché sono, li troviamo tutti insieme perché sono i ferri iniziali. Poi, andando avanti con il lavoro, le maglie all'interno dei marcapunti aumenteranno e noi lavoreremo sempre le prime 2 maglie, tutte e due con gli aumenti, e le ultime 2 maglie sempre con gli aumenti. Andiamo per gradi, quindi adesso troviamo 4 maglie e lavoriamo il primo aumento, il secondo aumento, di nuovo un aumento e di nuovo un aumento. Adesso abbiamo 2, 4, 6, 8 maglie all'interno dei marcapunti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo 3 diritti. 1, 2, e 3. Di nuovo il ferro a rovescio. Lavoriamo 3 rovesci. Passiamo il filo dietro, facciamo scivolare il marcapunti e lavoriamo a diritto tutte le maglie che abbiamo fino al prossimo marcapunti. Passiamo il marcapunti. Filo sul davanti le 3 ultime maglie a rovescio. Ok, vedete che stiamo aumentando la parte centrale dello scialle. Torniamo sul ferro del davanti, che poi è quello che ripeteremo sempre insieme al ferro della parte rovescia. Quindi il ferro del davanti, che verrà sempre ripetuto, sarà fatto in questo modo: 3 maglie al dritto, 3 maglie al dritto, passiamo il marcapunti, lavoriamo per 2 volte gli aumenti nelle prime 2 maglie, quindi la prima maglia facciamo l'aumento lavorandola 2 volte a dritto, la seconda maglia di nuovo aumento lavorandola per 2 volte a diritto. Ora facciamo a diritto le maglie che si presentano fermandoci alle ultime 2 maglie prima del marcapunti successivo, quindi diritto, quando le maglie saranno tante, fermatevi sempre a lavorare il dritto agli ultimi 2 punti prima del marcapunti. Di nuovo facciamo gli aumenti su queste 2 maglie. Una, due, passiamo al marcapunti e lavoriamo le maglie come si presentano a 3,
diritti. Passiamo al ferro pari, che è sempre uguale. Lavoriamo 3 rovesci. Passiamo il filo dietro, facciamo scivolare il marcapunti e lavoriamo a dritto tutte le maglie che abbiamo dentro i marcapunti. Quindi, mentre nel primo ferro facciamo gli aumenti, nel secondo lavoriamo le maglie come normalmente, senza effettuare nessun aumento. Quindi tutte le maglie al dritto all'interno dei marcapunti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo le ultime 3 maglie a rovescio. E questa è la lavorazione dello scialle. Ripetere sempre gli stessi 2 ferri. Il ferro dispari sul davanti del lavoro con gli aumenti, quindi gli aumenti sulle prime 2 maglie e le ultime 2 maglie all'interno dei marcapunti. Lavorazione a dritto nella parte centrale delle maglie. All'esterno 3 dritti e 3 dritti. Sul rovescio 3 rovesci. All'interno dei marcapunti tutto a dritto, terminare con 3 rovesci. Continuate fino ad avere la misura che desiderate. Terminare il lavoro dobbiamo procedere in questo modo. Allora, l'ultimo ferro è quello del rovescio. Una volta lavorata l'ultimo ferro al rovescio, sul dritto facciamo la nostra chiusura delle maglie. Allora, saltiamo le prime 3 maglie, che sono quelle che delimitate dal marcapunti. Le saltiamo in questo modo, 1, 2 e 3. Togliamo il marcapunti, prendiamo il nostro filo. Andiamo a lavorare la prima maglia a diritto, la seconda a diritto, inseriamo il ferro sul davanti prendendo tutte e 2 le maglie e lavoriamo a diritto. Nuovamente. Un diritto, prendiamo tutte e 2 le maglie sul davanti con il ferro e lavoriamo a dritto insieme. Di nuovo un diritto, inseriamo il ferro sinistro prendendo tutte e 2 le maglie dal davanti e lavoriamo a diritto. Ecco, dobbiamo lavorare in questo modo fino ad arrivare al marcapunti successivo, chiudendo tutte le maglie che troviamo sul nostro ferro di sinistra. Come vedete, questo tipo di chiusura è una chiusura che non tira, elastica. Bene, ci vediamo alla fine del ferro. Ecco, sono quasi arrivata al marcapunti. Quindi continuo a chiudere le maglie.
Quando arriviamo all'ultima maglia, facciamo una cavallata normale. Ecco qua, lavoriamo l'ultima e accavalliamo normalmente. Dopodiché, vedete, questo è il filato che mi è rimasto dei 100 grammi. Fermiamo il filo tagliamo e poi lo cuciamo per nascondere la codina. In questo momento sono rimaste le ultime 3 maglie che sfiliamo dai ferri. Ed ora vi faccio vedere perché facciamo in questo modo. A questo punto qui abbiamo le 3 maglie che abbiamo sfilato. Non dobbiamo far altro che continuare a sfilare in modo da ritrovarci delle piccole frange. In questo modo. Praticamente si sganciano le nostre maglie formando questi anellini. Ecco, con calma e pazienza facciamo questo lavoro in tutti e due i lati dello scialle, disfacendo la parte delle 3 maglie. Ecco qui. Ho disfatto tutti e due i lati e quindi con il filato che ho utilizzato io vengono fuori tutti questi ricciolini a decorare i lati lunghi dello scialle. Il modello che ho trovato per realizzare questo scialle era fatto su un campione in lana, quindi può essere utilizzato questo modellino anche per fare un piccolo scialle con filati invernali. Ecco, anche stavolta è tutto. Spero che anche questo piccolo scialle vi sia piaciuto. È un modello, ripeto, molto semplice da lavorare. E alla fine c'è la sorpresa delle piccole frange.